Vi ringraziamo per essere stati con noi. Siete arrivati qui in bici? Sì. Da dove? Io da qui vicino, da Pedetta. Ah. Come mai siete qui? L'amore per il tour, per il ciclismo? Dal vivo, diciamo, ho sempre visto in televisione. I campioni per vedere veramente come sono fatti, perché in TV li vediamo diversamente. È la prima volta che vedete un giro, un tour? No, questa volta. Giro in Italia, il Giro d'Italia sono almeno 4-5 volte. Ciclista evidentemente anche te, sei qui per vedere la presentazione delle squadre. Qual è il tuo rapporto col ciclismo? Che tipo di amore è? Lo faccio, l'ho organizzato in passato, mi piace, è un bello sport, è una metafora. Cioè, perché una metafora della vita? Perché ti insegna la fatica, conquista le cose con fatica, la bellezza anche della fatica e del risultato raggiunto quando hai faticato. Vi hanno ripreso anche le TV inglesi. E avete parlato in inglese alle TV? No, perché volevano la prima voce mi piaceva il colore della mano. Bastava pedalare. Ah, ok. Voi siete ciclisti di ciclisti quale società? Di Prato, del Viaccio, che Viaccio di Prato. E siete qui naturalmente per vedere da vicino. Abbiamo fatto un giretto da casa, noi siamo partiti da Montemullo, diretto fino a qua, poi ci vediamo, siamo stati in centro, abbiamo visto un po' l'ambiente in centro, Ponte Vecchio, Palazzo Signoria. Abbiamo visto entrare dentro la signoria, ora siamo su a vederli arrivare dalla pedana gialla. Qual è la bellezza di questo evento per voi? Perché se uno pratica il ciclismo lo sa, però chi non lo pratica non può capire, secondo me, la difficoltà di questo sport. Va amato e odiato. Cioè che quando uno fa una salita dice ma non la farò mai più, poi invece dopo se non si dimentica, la si rifà alla capo, è così, il ciclista è così, soffre, gode e poi risoffre. Sei qui alla Transenna in prima fila? Perché sono appassionato della bicicletta e sportivo, quindi mi piace vedere i campioni e questa è sicuramente un'occasione importantissima, quale è per Firenze ma per tutto il mondo. Sono venuto da Fuscecchio, abbiamo fatto in bicicletta e siamo arrivati e fra poco ci godiamo lo spettacolo. Dai la maglietta del tour, patita di ciclismo, mi ha detto suo marito. Certo, da sempre. Perché? Nel DNA. Da mio padre, tramandato, passione per ciclismo e seguiamo tutte le corse. Chi sono i campioni che sono nel cuore? Anche del passato. Anche nel passato. Iniziamo Gimondi. Moser, arriviamo al giorno d'oggi, Canna e poi adesso ci sono i giovani. L'emozione di essere qui è la prima volta a vedere il tour? No, in Italia sì, ma sono già stata a vedere altre tappe del tour in Francia. In Italia non si può perdere. Da Agliana fino a qui? Sì, da Agliana fino a qui. È stata lunga ma ne valsa la pena, perché? Ma senti, siamo abituati al... diciamo ai tragitti e giri molto più lunghi, quindi da Agliana fino a Firenze l'abbiamo fatta tranquilla, si è passato dal centro, si è visitato il centro che è sempre magnifico e siamo arrivati qui. Quanto ti alleni a settimana? Ma diciamo quando gli impegni me lo permettono, vai, 3-4 volte alla settimana. Quante ore? Ma si fa fare dei giri belli in montagna, quindi andare in montagna comunque richiede un po' di tempo, sono 3-4 ore a giro, poi non è che ci si allena, si va un po', diciamo, passo adagio, ci piace fare delle belle girate. Vedere. Perché è bello il ciclismo? Si può sintetizzare? Allora, secondo me perché ti porta a vedere dei posti meravigliosi ed è soprattutto delle visioni dall'alto, che comunque non so quale sport, sì la corsa, io prima ho fatto la corsa, ma comunque te la fa vivere il paesaggio da un punto di vista molto più basso, diciamo la bici ti permette di spaziare di più, ecco a me piace questo.